Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Tre ingredienti per un gustosissimo brunch aperitivo con i vostri amici, con chi volete voi. Oggi prepareremo le patatine con il bacon. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono tre semplicissimi bacon, 24 fette, edamer o qualsiasi formaggio filante tagliato a fette molto molto sottili, mi raccomando. Abbiamo 80-100 grammi e 12 patatine in novelle. Il forno si sta preriscaldando a 200 gradi. Preparate anche voi una teglia ricoperta con carta forno e prepariamole subito. Prima di tutto, ho cotto al vapore, oppure potete cuocerle anche in acqua, partendo da acqua fredda, le patate per circa 10 minuti. Procediamo in questo modo. Le taglio a metà. Aggiungo un pizzico appena appena di sale, aggiungo il formaggio all'interno tagliato a pezzettini e chiudo. Ora, l'operazione col bacon va fatta in questo modo: arrotolo la prima fetta di bacon in questo modo, ne prendo un'altra e la arrotolo dall'altra parte. Lascio la chiusura verso il basso e l'appoggio sulla teglia. Questa è venuta bella cicciottosa perché abbiamo messo un po' di formaggio. Regolatevi voi quanto formaggio volete mettere all'interno, quanto desiderate farcirla, e io continuo così fino a finire tutte le mie patatine. La prima fetta la arrotolo in questo modo, opla. Tenete bene e girate. Ora ho aggiunto un filo d'olio appena, e queste vanno in forno già caldo, il mio caldissimo, a 200 gradi per 20-25 minuti, o comunque fino a quando il bacon non sarà ben cotto e brustolito. Ci vediamo dopo, io ho già una fame, ve lo dico. Eccoci qui, le nostre patate novelle col bacon sono pronte per essere gustate. Inutile dirvi che profumino ci sia in cucina di bacon affumicato, di formaggio croccante. Insomma, io non vedo l'ora di andare a assaggiarle. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la fate anche voi, taggatemi, mandatemi le vostre foto e non perdetevi tutte le altre buonissime e gustosissime ricette che ci sono sul canale YouTube di Cucina con Agnese. A domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.